Yesterday, a child came out to wander Caught a dragonfly inside the jar Fearful when the sky was full of thunder And tearful at the falling of a They go round and round and the ponies go up and down. We're captive on the of time. Beh, parlando del mio argomento, prima di tutto eh, ci troviamo, per quanto è, sono le nostre conoscenze attuali, in un setting estremamente limitato. Pronto soccorso, sistema dell'urgenza, sappiamo pochissimo dei vostri pazienti, quelli che vengono nei vostri reparti che vedete voi dopo, perché lì stiamo già andando a una fase post acuta e cronica. E di quello aspettiamo che voi ci diciate delle cose sulle nuove sostanze, perché noi stiamo capendo qualche cosina, molto poco adesso, solo delle acuzie. Quindi sul cronico, sappiamo ancora cosa, dati molto limitati anche se, meno male che ci sono questi dati, che cominciamo a capirci qualche cosa. Altri aspetti sono che cosa sono queste molecole. Allora, queste molecole sono definite dalle MCDDA in questo modo, nuove sostanze, vengono prese perché hanno degli effetti psichici sulla psiche, evidente, li prendono, se non avessero questi effetti non sarebbero prese, ma non sono solo sostanze che danno effetti psichici, sono sostanze potentemente tossiche. Giustamente eh, Nini Biggio dice che sono tossici sul DNA. La tossicologia eh, è una scienza molto moderna della quale si sa molto poco. Sono tossici sul DNA, sono tossici sui mitocondri, sono tossici su tante cose. Di sicuro c'è un substrato biologico che sottende ai problemi, a molti dei problemi che queste sostanze danno. Di sicuro non possiamo basarci solo... Su aspetti comportamentali, perché il substrato biologico giorno per giorno viene dimostrato sempre di più. Come intervenire su questo substrato biologico, su questi danni biologici, tempo al tempo? Vi ricordate quanto tempo ci abbiamo messo per sapere tutto e per riuscire a curare perfettamente l'eroino dipendente? Scherzo, ovviamente. Perché dopo 40 anni, noi la cura delle dipendenze non l'abbiamo ancora brevettata, o giusto o sbagliato che dico, in modo sicuro, coerente, non è come fare un'appendicectomia a curare una dipendenza, è una cosa diversa. Non essendo psichiatra, io posso parlare di certe cose che sono un pochettino strambe per voi, ma di fatto della dipendenza abbiamo cominciato a capire qualcosa dopo 10-15 anni dopo che erano eroino da 15 anni le persone e i, i, i più vecchi di noi, gli altri, eh, so, hanno avuto un campo più aperto, di queste sostanze cominceremo a capire qualcosa fra 15 anni probabilmente. Anche perché un'altra cosa che è già stata sottolineata è che qui non ci troviamo con un consumatore di una singola sostanza per 10 anni o 15 anni, qui ci troviamo con un consumatore che per 15 anni ha provato 150, 300 sostanze. E qual è quella che gli ha dato poi il disturbo? Che ci troveremo fra 15 anni nella sua dipendenza? Cominciamo a vedere le sindromi d'astinenza alcune sostanze, forse, se sono da quelle sostanze, ma non sappiamo, non siamo certi che siano da quelle sostanze. Quindi c'è cioè una definizione: d'accordo, va bene la definizione. Le sostanze vengono fuori una al giorno, weekend esclusi, perché la è chiusa di weekend quindi diciamo che vengono fuori al ritmo di 150 all'anno, si presentano in questi modi che già Guglia ha accennato, quindi come sostanze di cui abusare con eh, fumandole come queste qua, oppure come sostanze che vengono prese come se fossero dei reattivi da laboratorio e che le persone si ordinano per internet si fanno arrivare a casa come se a casa avessero delle gas masse, liquido masse per fare esami di laboratorio essendo sostanze totalmente libere di commercio a libero commercio non sono tabellate, quindi non sono proibite quindi si potrebbero vendere qual è il supermercato qua più vicino? Conad, S Lunga eh, Ipermercato, qual è? a uno di questi supermercati in teoria potrebbero mettere un banchetto così come c'è la parafarmacia potrebbero mettere un banchetto di queste sostanze, nulla lo vieta è ovvio che avrebbe conseguenze il signore del supermercato la polizia non sarebbe d'accordo, carabinieri nemmeno, guardia di finanza tantomeno. Ma sono di libero commercio, quindi ognuno può ordinare e farsi arrivare quel che vuole. Altro problema: dal punto di vista clinico, tossicologico-clinico, d'urgenza, stiamo cercando di classificarle con delle epiteti, con dei nomi stimolanti piuttosto che sostanze dissociative o altro, in base a quello che danno. Altro problema grosso che abbiamo, siccome questi prendono come minimo tre sostanze alla volta, c'è sempre dentro anche il THC, c'è sempre l'alcol, ci sono altre molecole, è davvero così l'effetto di quella sostanza? Non lo sappiamo mica perfettamente. Solo nei casi puri riusciamo ad avere un'idea di che cosa c'è. Ben diversa è la classificazione chimica, che secondo i chimici è fatta secondo criteri chimici, che però non sempre si confà o ci, fa, eh, ci torna utile per gli aspetti clinici. Allora, dai dati vecchi del Dipartimento politica antidroga raccolti nel 2007-2005 antecedentemente ancora, sapevamo che c'era un, un certo numero di persone che prendeva sostanza allucinogena e stimolante già in quegli anni in modo uguale alla cocaina. Però nessuno se ne è mai filate queste sostanze qua. Perché? Perché era più semplice giocare, lavorare su. Giocare, no, lavorare su eroina, cocaina, THC che conoscevamo, delle quali conosciamo degli aspetti. Queste altre molecole davano dei pazienti strambi, delle cose strambe, per cui non ce le siamo filate tanto. Bene, adesso oramai anche delle survey che si meritano la pubblicazione su nature, perché questa è una cosa fatta in internet. Una, online, una indagine online con un certo numero di responder che vengono un po' da mezzo mondo, sono solo quelli che parlano inglese che hanno risposto. però dimostrano che se mettiamo insieme queste sostanze, le persone dicono: Io ho provato questa, il numero più o meno uguale a quelli che prendono la cocaina, ma spesso noi troviamo la cocaina insieme a queste sostanze. Quindi l'abuso è spesso misto, sostanze che costano poco, eh, vanno intorno ai 10-20 euro. A sostanza, quindi offerta che è pazzesca, incredibile. Prezzo, siamo intorno alle 700 molecole oggi disponibili per chiunque di noi: prezzi bassi, siti che c'erano fanno marketing promotion, fidelizzazione. Alcune cose vengono coltivate e prodotte e offerte di collaborazione. Facci i guadagni. Quindi mettiti nel business con me che vedrai che ti trovi bene. E anche contento. Questo è il punto di vista di mercato, questo è il punto di vista invece tossicologico. Se mettessimo la colonna eroina a destra di queste avremmo più o meno più di 20.000 lavori pubblicati sull'eroina e sulla cocaina che ci spiegano scientificamente che cosa ha fatto, che cosa fa l'eroina a cocaina a livello del DNA, del mitocondrio, del neurone e quant'altro. Per il benzofuri ne avevamo uno nel 2013, che era l'unico caso che avevamo al momento segnalato. Per alcune sostanze, i cannabinoidi catinoni, c'era qualche cosina in più di lavori scientifici, perché hanno cercato di brevettare dei farmaci. Comunque siamo nel deserto scientifico dal punto di vista delle conoscenze. Ci sono anche in Italia alcuni istituti che hanno cominciato a lavorare a cercare di capire quali siano le. Comportamenti molecolari di queste molecole, di queste sostanze, eccetera, però stiamo ancora molto indietro, quindi abbiamo conoscenze farmacotossicologiche estremamente scarse. Eppure queste sostanze le troviamo tutte da noi. Vedete qua alcuni elenchi di quello che abbiamo fatto nel, in questo periodo, in questi anni in cui stiamo lavorando per il Dipartimento Politica Antidroga, eh, cannabino di sintetici, tantissimi casi, catinoni, ketamine. Ketamine per noi sono il numero uno le ketamine in generale tutte le chetamine, metossetamine e quant'altre, nelle persone che più gravemente accedono ai pronto soccorso perlomeno fino adesso sono ancora in testa può darsi che adesso vengano superate dalle fenetilamine, però già BGBL, anticolinergici classe 2C, imbomi eccetera e poi ci sono altre meno frequenti poi ci sono quelli che preferiscono le sostanze naturali a quelle, a quelle chimiche, alcuni farmaci e via dicendo, nulla si esclude. Quindi secondo noi tossicologi clinici, eh, quindi con il nostro limite di conoscenza che vi ho appena mostrato, siamo di fronte a due fenomeni molto diversi. Uno, quello delle classiche vecchie sorelle, che sono le vecchie sostanze d'abuso, di cui conosciamo buona parte degli aspetti scientifici. Cocaina, eroina, anfetamina, eh, ci mettiamo, vogliamo metterci anche l'estasi da questa parte, THC, l'alcol, sono le quattro o sei sorelle, chiamiamole così delle quali conosciamo la cronicità, i problemi che hanno dato fino adesso, conosciamo tanto, non abbiamo ancora risolto bene il problema per amor del cielo, ma conosciamo tanto e la scienza ha fatto tanto. E Abbiamo un problema nuovo, quello della colonna rossa, in, col titolo in rosso, problema di salute di pubblica nuovo, che è un fenomeno diverso al momento dalle vecchie dipendenze. Questi pazienti non si sentono dipendenti, non si etichettano dipendenti, non si rivolgono ai servizi per le dipendenze. Perché loro non sono tossicodipendenti, perché non fanno l'ero tutti i giorni per dieci anni. Perché oggi testano una sostanza, domani ne prendono un'altra. Sono dei fighi piuttosto, si sentono degli tester, degli sperimentatori, delle persone più avanti degli altri, non di certo persone tossico-abusatori, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo che è diverso, sappiamo che è diverso il mercato. Grossi problemi per le forze dell'ordine a controllare questo mercato. Sappiamo che sono tantissime. Sappiamo che abbiamo dei dati epidemiologici nuovi. Non sappiamo la realtà del consumo. Noi pizzichiamo solo un granello di sabbia in una spiaggia perché prendiamo solo i casi particolarmente gravi che finiscono in un pronto soccorso per i quali riusciamo a fare degli accertamenti. Ma non è così facile farlo. Quindi attraverso il network del Sistema Sanitario Nazionale che si rivolge a noi dei servizi d'urgenza, non, non certo i casi di Pavia solamente, abbiamo potuto raccogliere una serie di dati. Primo limite, altro grosso. Vi ho detto che le molecole in circolazione sono circa 700, censendo quelle che in internet risultano in vendita. Beh, noi ne ridosiamo ad oggi 186. Un vecchio proverbio cinese, più che niente, mai più tosta, si dice in Lombardia. Allora, d'accordo, però siamo a meno di a un quarto di quelle che sono in circolazione. Le altre non le vediamo e le vedremo forse fra un anno, perché non è mica semplice andare a identificare queste molecole. Quindi, grossi problemi, mondo nuovo. Queste molecole non si fanno in urgenza, non avete il triage urine che vi fa queste molecole. Attenzione, quindi, stiamo cercando di studiare un sistema da. Bendati, da medici bendati, da personale che non ha strutture e strumenti nel nostro sistema sanitario nazionale, ma in tutto il mondo è così, non è il nostro, eh? quindi è difficile ad oggi identificare queste problematiche. Tutta Italia comunque è stata toccata da questi problemi, già che quelli su 10.000, e 11.000 circa casi che abbiamo scrinato in 5 anni per cui ci hanno chiesto consulenza per problematiche tossicologiche relegate verosimilmente a nuove sostanze d'abuso, 1073, sì, 1073, siamo riusciti a studiarli in modo preciso. C'è anche la Sicilia, è ovvio che è più facile prendere un campione da Milano che è più vicino a Pavia che non da Catania, d'accordo, quindi ne abbiamo un po' meno in Sicilia, ma non è una, quelli là sono buoni, questi sono cattivi, se andiamo a vedere la graduatoria per carità. La Lombardia ne ha 222, l'Emilia Romagna ne ha 283, Rimini-Riccione c'è una zona un po' calda, Iesolo lo stesso, ci sono delle zone vacanziere dove gira un po' di roba, discoteche, d'accordo, non è solo un problema di discoteche. Questi sono i primi 33 casi che abbiamo evidenziato di cannabinoidi sintetici. I primi 4 casi, anzi scusate, erano dei GVH018, questi blu in questa zona qua, erano stati dimessi, come sempre succede per questi pazienti, come intossicati da spritz. Erano in Veneto, quindi avevano bevuto, erano, avevano l'alcolemia positiva, erano ciucchi, intossicazione da spritz, peccato che poi sono stati male, si sono rivolti a noi, abbiamo fatto gli accertamenti, era GVH 018, il primo che abbiamo lo SPICE, quello che abbiamo identificato per primo in Italia, quindi... Ricordatevi, tenete a presente che tutte le alcolimie positive e THC positivi possono non essere solo quello, verosimilmente non sono solo quello. E qui vedete, ad esempio, che si va ai 55 anni di età in questa casistica. L'altro aspetto particolare di questo mondo è che mentre l'erenoma 55enne sta venendo fuori da solo perché è stufo di farsi di metadone, di fare essere curato, eccetera, eccetera. Qua il 55enne entra a, a, a provare una sostanza nuova perché è una sostanza performante. Perché magari fa meglio l'amore, perché magari eh, fa meglio chissà che cosa, è più in gamba nel, nel, nel lavorare, nel fare altre cose. Chi lo sa che cosa pensa, pensa di performare di più. Allora, questi cannabinoidi sintetici, di cui Aguglia ha già fatto una buona sintesi. <coughs> Ci stanno dando anche dei cluster di casi nelle varie feste, Rave e varie cose che stanno impressionanti. Questo è un caso ad esempio di 200 pazienti finiti in un pronto soccorso in poche ore in Polonia, ma 250 a Denver, a Madrid è la stessa cosa, in Italia succede, eccetera. Guardate questo cannabinoide sintetico venduto con questo nome. Contiene 4 cannabinoidi sintetici, non uno. E questo, che ha lo stesso nome, contiene 5 cannabinoidi sintetici, completamente diversi da quell'altro. Quindi quando noi vediamo dei nomi cosiddetti commerciali di smercio, di questa roba qua, non sappiamo in realtà cosa ci sia lì dentro. Non possiamo dire che l'intossicazione a Mocarz eh, è questa, è questa. Bisogna andare a vedere che cosa sono queste molecole. Due aspetti veloci. L'acconfondimento anche con la cocaina. Questo è un signore che si presenta con uno dei quadri per i quali viene poi preso dal medico di pronto soccorso e detto: Te lo mando in SPDC perché è estremamente agitato, non posso tenerlo. voi io te lo butta lì? Non si può. Il paziente intossicato acuto deve stare in medicina d'urgenza, in nobi, in terapia intensiva dove deve essere monitorato per le prime ore finché è intossicato e ha bisogno di monitoraggi diversi. A parte questo. Questo, giusto, è un quadro che ci sta con la cocaina. È cocaina positivo nelle urine, quindi uno più uno fa due, giusto? Coca, ok. L'aveva sniffata due giorni prima la coca, poi non l'aveva più trovata, era andato in internet a prendere la sintacaina o cocaina sintetica o sintecaina, che non è cocaina, è questo MAM 2201, cioè un cannabinoide sintetico. Allora, i cannabinoidi sintetici agiscono e danno quadri simili a quelli della cocaina. E il paziente può essere cocaino positivo nelle urine, perché ha preso anche cocaina due giorni fa. Nelle urine le sostanze d'abuso durano giorni, non sono... L'attuale assunzione, e queste non le vediamo, quindi pensate che i vostri test non sono inutili, almeno vi segnalano quello, ma non vuol dire che vi facciano la diagnosi. Attenzione a tutto ciò che sta nascosto dietro. Poi, questi cannabinoidi sintetici, siglati SCRA per molta letteratura, sono potentemente cardiotossici: tre infarti in sedicenne a coronaria integra, ictus. Eh, e nel, nel percorso dell'ictus non c'è certo andare a vedere queste sostanze, quindi c'è un problema di cardiotossicità assolutamente importante, ma c'è un problema di psicosi che è ancora più importante. Perché? Guardiamo questo caso di questa ragazza che viene ricoverata poi in un ospedale italiano perché lei si trova a Las Vegas, fa una riunione di lavoro, poi c'è una festa dopo la riunione di lavoro, cannabinoidi e succhi alcolici nel suo passato... Il fidanzato la riesce a traghettarla all'aereo il giorno dopo, in qualche modo, non si sa cosa sia successo nel contempo. Riesce a farla partire per Los Angeles, dopo un paio di giorni, okay, riesce a metterla su un aereo, farla salire su un aereo per l'Italia per biglietti, insomma, vari problemi. Fa disperare le hostess fin qua. Finalmente la scaricano in Italia e viene ricoverata in una psichiatria perché la, la ragazza dopo una settimana circa è ancora completamente, completamente in questo stato che vi vedete segnalato in rosso. E viene tutto negativo. Allora, è l'alcol che ha preso? È che cos'è che ha preso? Non lo sappiamo, d'accordo. Probabilmente è una psicosi sua, ma può essere, per carità ci mancherebbe. Aspettiamo un mesetto e andiamo a fare il capello dopo un mese e mezzo, circa, dopo 35 giorni, e finalmente viene fuori che cosa aveva preso quella sera. Allora il capello cresce un centimetro al mese, bisogna aspettare un mesetto che cresca il capello, ecco perché io da quest'estate mi sono praticamente rasato. È scherzo, però. Eh, si può andare a vedere, stiamo cercando alcuni che si sono rasati completamente anche le scelle, stiamo analizzando i peli pubici, per, eh, che stiamo provando di tutto, poi prenderemo i peli delle dita fra un po' per vedere qualche cosa. Allora, è ovvio che è possibile fare questo, però fare questo costa 2000 euro circa per ogni paziente, quindi non è uno scherzetto che si può fare alla, facilmente per ogni caso. Li selezioniamo, però c'è modo di andare a vedere perché un paziente ha deviato dal suo comportamento, ha deviato dalla sua terapia, ha avuto delle ricadute, ha avuto dei problemi che non ci aspettiamo, oppure non capiamo che cosa abbia quel paziente. Ma perché un paziente deve prendere questi cannabinoidi sintetici? Sicuramente uno che oggi va in discoteca, si fuma il THC e torna in macchina è stupido, quantomeno è stupido, perché se fa un incidentino, un tamponamento appena appena, è rovinato, l'assicurazione non paga, gli ritirano la patente, eccetera, eccetera. Se si fa un cannabinoide sintetico è pulito. Quindi solo uno stolto si fa ancora la cannabis, per carità. Sappiamo che la cannabis è la più consumata, è quella d'inizio. Ma io non andrei mai in disco a farmi la coca o farmi la canna. Mi farei un catinone, un cannabinoide sintetico, perché, perché sono istruito su queste cose. Va bene. Però, per non essere penalizzato per la guida, eccetera. Poi alcuni dicono, perché io non voglio più farmi la canna, le canne di cannabis, allora passo ai cannabinoidi sintetici. E come dire, eh, non guido più la 500, guido la Ferrari. Il okay. cannabinoide sintetico ha una potenza 100 volte la cannabis. Discorso che faceva in Biggio prima. Di fatti questi cannabinoidi, qui alcuni esempi, hanno un'affinità recettoriale, se solo andiamo a pensare a quello, che va da 10, 50, 100, 200 volte quello del THC. Quali sono allora le ragioni per cui con questi cannabinoidi ci sono le psicosi? E quante sono le psicosi? Nessuno lo sa. Però, se è vero che con la cannabis avevate una percentuale di psicosi nuova insorgenza che era l'8% circa del consumatore di cannabis, dagli attacchi di panico ad altre cose, non so se è vero il numero, confermate o no, oggi per questi cannabinoidi sintetici siamo intorno al 50% degli utilizzatori. Ma è ovvio, sono più potenti, sono più affini al recettore, si staccano molto meno, non vengono metabolizzati come il THC, eccetera, eccetera. C'è un sacco di ragioni per questo. Spice e simili non, conosco, non contengono il cannabidiolo che è contenuto nella canna di vecchia... Eh, di vecchia e che sapete contrasta un po' l'effetto del THC, anche se in modo non noto. Quindi ci sono una serie di motivi per cui è logico... È normale, dal punto di vista tossicologico, pensare che queste sostanze siano estremamente più potenti diano sintomi più frequenti e più gravi. Abbiamo già visto l'esempio dello skunk, eccetera. Ci sono dati importanti sul fatto che il giova, con prima si inizia a fumare queste sostanze, con prima e più frequentemente si sviluppano psicosi. È ovvio che non sono ancora trial clinici randomizzati col doppio carpiato perché non abbiamo casistiche di questo tipo, per amor del cielo. Però sono i primi dati clinici che ci possono essere. I centri antivereni statunitensi, che contano meglio di noi, segnalano che vanno al 40% le psicosi da, can da cannabinoidi sintetici. Quindi il problema c'è. Eh, sono dati confermati da analisi nelle quali si confermano la presenza di queste sostanze, sono pazienti che hanno vari problemi diversi. Vado un po' veloce per lasciare più tempo alle domande. Eh, nelle revisioni di alcuni lavori ci sono ovvio dei dubbi, dei fattori confondenti. Ci mancherebbe che non ci fossero, avere delle certezze a questo punto con questa nuova patologia sarebbe una cosa mai successa in medicina. E eh, questi sono casi che comunque vengono descritti. Questi, ad esempio, in altri tre pazienti i sintomi non si sono più risolti. Uno dei criteri di: si risolve, il paziente risolve i sintomi, è una psicosi dovuta alle sostanze, quello che non si risolvono i sintomi è una psicosi organica, è un problema che non tiene più. Da quel poco che sappiamo queste sostanze non recedono nel loro danno. Sono psicosi che cronicizzano e che non recedono e che non sono sensibili ai normali trattamenti utilizzati per queste cose. Però su questo vi dicevo siamo ancora all'inizio. Quindi c'è una serie di... Eh, aspetti biochimico-metabolici che ci confermano queste cose sulle quali però non vi stresso, ci sono un po' di lavori, troverete le diapositive nel materiale per cui ve le vedrete, e eh, sappiamo anche che i cannabinoidi sintetici mica vanno solo a giocare sul CB1, il CB2, il CB2 ci mancherebbe, quello lo fa il THC prevalentemente, poi ti è che fa mille altre cose per amor del cielo, però per questi, sistema dopaminergico, serotoninergico, altri recettori dei quali non conosciamo ancora canali ionici, sono tutti implicati. Questi hanno degli infarti del miocardio. Avete mai visto un infarto da cannabis? Ma neanche per idea. Infarto del miocardio per fumo di una cannabis. Adesso per me il veleno è il veleno, quindi anche la cannabis è un veleno, ma non è certo potente come veleno come i cannabinoidi sintetici. Sono due mondi completamente diversi. Ehm, schizofrenia e quant'altro. Catinoni. I catinoni sono un passo ancora più avanti sulla potenza tossicologica derivati dal cat, sintetici. Cat non è che non giri in Italia, il cat è difficile da usare perché sono foglie di piante che usano gli etiopi prevalentemente. In Italia lo usano tanto gli etiopi, lo usano poco gli italiani. Però. 15 giorni fa la, il comandante della Guardia di Finanza di Malpensa ci ha detto che hanno sequestrato una tonnellata e 200 kg di foglie secche, quindi non le bagnato umido che pesa secco, di cata Malpensa. Ergo c'è un giro di CAT, quantomeno nel nord Italia, che è pazzesco. Saranno tutti gli etiopi che lo prendono? Boh, non so quanti etiopi ci siano in giro in Italia, ma per far fuori quelle dosi ridicate ce ne vuole tanto. In compenso l'MDPV, che è quello che troviamo di più in Italia, nei pazienti italiani, ne troviamo una caterva in tantissimi pazienti con tantissime cose. Questo ad esempio è un caso di Pavia, positivo il THC in pronto soccorso, poi era pieno di butilone MDPV. Poi ci sono quelli che hanno le psicosi da sostanze naturali perché vogliono prendere sostanze naturali. Abbiamo avuto due pazienti identificati intossicati da Cambo in Italia. Cambo è una secrezione di un rospo amazzonico che si mette su cute scarificata, che ti dà l'impressione di morire per alcune ore: vomito, perdi tutti, dagli orifizi, di tutti gli orifizi. Poi dopo diventi un eroe. E perché si fanno il Cambo, uno all'aquila, uno a sondrio? Me lo dovete spiegare voi che siete psichiatri perché io non l'ho ancora capito adesso. Questi si fanno invece un, un floripondio, un, 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 un anticolinergico, si tratta dell'intossicazione acuta anticolinergica, peccato che questo ragazzo cronicizza, non si vede più nulla dalla cintola in giù, né per camminare né per fare la pipì, per cui ha degli ovvi problemi sia scolastici sia di rapporto con gli altri, eccetera, eccetera. Non sono psicosi normali, mi risulta questo, io non sono psichiatra, ribadisco, ma non sono effetti normali. Le sostanze naturali non sono come la tropina e la scopolamina che sono farmacologicamente con un'emivita conosciuta, si attaccano al recettore poco e poi se ne vanno via, queste rimangono, è come la tossina botulinica, è una cosa completamente diversa. Le metossetamine sono, vi dicevo, il top nella classifica attualmente italiana, tutti i pazienti vengono ricoverati per agitazione psicomotoria grave, allucinazione, delirio e vengono scambiati per meningoencefaliti, nella buona parte dei casi anche qui a Catania avete avuto un caso, ah no quello era un benzofuri che era ricoverato, stato ricoverato in una reanimazione di Catania come meningoencefalite e poi dopo è stato tirato fuori perché era un benzofuri, cioè un isomero della PB che qua vedete, questi vengono spesso ricoverati in modo errato, ci si accorge poi dopo che non sono meningoencefaliti quando tutti i test sono neg negativi. Questo è il top di quei ragazzi che conosciamo in Italia che prende la metossetamina, lo stiamo seguendo dal 2012, i ricoveri in rosso qua sono quelli in rianimazione, quelli in blu in psichiatria, poi ha variato un po', la metossetamina l'ha presa insieme al metorfano, insieme alla desclorochetamina, il 5-FADB, alla norchetamina, eccetera, eccetera. Questo è uno specialista, ovviamente. Questo è un ragazzo rovinato. Oggi ha 32 anni, non riesce più a ragionare, ha dei problemi psichici grossi, ha dei problemi anche motori, ha dei danni importanti perché questo si è fatto tre anestesie generali al giorno. La chetamina è un anestetico generale, lo usiamo in anestesia. Abbiamo smesso quasi di usarlo, lo usiamo ancora in alcuni casi perché il paziente si svegliava completamente. Fuori si staccava tutti i cateteri, tutti i drenaggi, tutte le cose e dovevamo risedarlo, eccetera, eccetera. Quindi è un dissociativo potente. È ovvio che fa fuori dai neuroni questo. Poi farà qualcosa anche sul DNA, su altre cose, per amor del cielo. Abbiamo le parametrossi metanfetamine che stanno facendo una filata di morti in Italia e in Europa. Sono confuse insieme sono messe dentro insieme alle pastiglie di estasi quindi si trova un po' di estasi nella pastiglia e poi la parametossi metanfetamina che è molto più potente dell'estasi questo ad esempio è un ragazzo di 30 anni morto a, su una spiaggia dopo una festa di, con un DJ perché c'era troppa parametossi metanfetamina nella compressa in Italia però questi casi stanno dando una delle principali cause di morte in Europa l'anno scorso quest'anno è già cambiato il tiro abbiamo dei casi di morte diversi le fenetilamine, tutti, importante agitazione psicomotoria, gravi allucinazioni. Ragione per cui vengono affidate ai colleghi psichiatrici, dal pronto soccorso, i quali si trovano dei pazienti che sono certo positivi al THC, che è l'unica cosa che voi potete vedere. Quindi lo ricoverate come psicosi da cannabis. Non è psicosi a cannabis, ma psicosi da queste altre sostanze che ha preso. Ha fumato anche la cannabis perché prima si fuma tutti una canna e poi prendono le altre sostanze, anche i casi che troviamo deceduti e morti. Sono tutti positivi al THC, ci mancherebbe che prima uno non si faccia una canna. Questo si lancia da un muretto, grave agitazione psicomotoria, intossicato da 2C. Sono casi che abbiamo segnalato al sistema che abbiamo fatto circolare, non è facile. Questo è l'ambomi, cioè quelli che sono, sostituiscono oggi l'LSD, sono sostanze sempre di questa categoria di farmaci. ci Sono di solito cosine da succhiare come il vecchio LSD su cartoncini, allucinazioni, agitazioni, problemi vari. Questi sono, guardate un po', l'hanno comprato come THC, come, scusate, come LSD, come sostanza non conosciuta. Questo l'ha comprato come cannabis. Hanno tutti la stessa sintomatologia delirante, eccitante del sistema nervoso centrale, allucinazione e delirio. Queste sono quelle che abbiamo trovato in questi 12 pazienti, le sostanze che abbiamo trovato. E guarda caso, nelle urine, se ci fossimo fermati lì, erano quasi tutti positivi al THC. Quindi uno li prende per una cosa da cannabis, ma non è una cosa da cannabis, ancora una volta. Questo è giusto per ricordare che c'è stato un, un caos l'anno scorso in Germania per una con, in un congresso di omeopati, ci sono state 180 persone soccorse dal 118 tedesco, vedete le ambulanze tutte in fila perfette, perché erano tutti fuori a abbracciare le piante nel bosco, a fare l'amore con le piante e hanno trovato in questi omeopati il l'embomi e il 2CI. Non si sa perché gli omeopati fossero tutti fatti da queste sostanze, la società scientifica non ha risposto, non è ancora noto cosa sia successo. Poi ci sono le sostanze di vecchia generazione, la psilocina, la psilocibina, che uno dice non ci sono più, sono robe vecchie. Questo è un caso di Milano, poco fa, grave allucinazioni. Certo che ci sono gli opiacei nelle urine, la cocaina nelle urine, ma c'è anche la psilocina e le altre sostanze. Quindi, in conclusione, adesso stiamo segnalando in questi giorni il Cratom. Tanti casi da Kratom, perché mitragina? E anche questo, il Kratom che cosa fa? Una droga asiatica, no? E che cosa fa questo? La sera precedente grave stato agitazione, vi portato, allucinazione, viene portato in pronto soccorso, dopo un po' viene dimesso, poi lo riportano dopo, minaccia tutti col coltello, solito problema, paziente agitato, delirante, <coughs> che arriva in pronto soccorso. Il Kratom fa queste cose. È ovvio che anche questo era positivo al THC, vuoi che non si sia fatto una cannetta prima, ma ci mancherebbe benissimo. E allora poi lo trattiamo, THC, quello è quello che hanno trovato peraltro, un, quello è quello che aveva il paziente che avevamo noi e questo è quello che hanno sequestrato i carabinieri del dell'AS di Bolzano, ad esempio. Allora, queste segnalazioni le facciamo perché possiate conoscere nei vari reparti cosa sta succedendo. Adesso abbiamo 23 decessi per l'acroil fentanil, l'acriloil fentanil. In questo momento abbiamo tanti fentanili che stanno uccidendo tante persone in Europa. Eh, lì a destra c'è una segnalazione di un DOC, un'altra molecola ancora diversa. Eh, una, eh, questo è un cannabinoide sintetico ancora più potente di nuova generazione. Quest'altro è ancora l'octilfentanil, un altro fentanile che sta facendo i morti. Adesso ho appena mandato due altre cose. Poi ci sono pazienti in cui non troviamo niente, tanti. O perché ne vediamo solo 186? O perché non conosciamo il metabolismo di queste sostanze? Nelle urine non sappiamo cosa cercare, è passato troppo tempo per il prelievo, nel sangue non troviamo più niente, dovremmo fare a tutti il capello, però diciamo ci attrezzeremo. Questa ad esempio è una donna lupo, lupo di cui non abbiamo capito niente. Questi sono casi di pazienti di cui non capiamo niente perché non riusciamo a trovare nulla. Ma non è che questi pazienti non abbiano preso sostanze, perché poi nell'analisi ce l'hanno, non riusciamo a dimostrarla. E per tabellare una sostanza bisogna corredare al Ministero della Salute la prova inconfutabile che sia stata causa di intossicazione grave, altrimenti viene denunciato il Ministero. Allora, alla base di queste alterazioni neurocomportamentali c'è biologia. Ci sono reazioni chimiche potentissime, distorsioni recettoriali potentissime nel sistema nervoso centrale. Le sostanze sono strapotenti. Non conosciamo bene i loro effetti, su quanti recettori vadano, eccetera. Sappiamo che hanno tante interazioni, sappiamo che danno infiammazione e degenerazione, sappiamo che poi vanno sul DNA e danno altre cose. Quindi c'è un problema biologico importante che è ancora tutto da capire, da mettere insieme, per amor del cielo. Però, le visaglie sono queste. Questi sono i recettori fatti da questi catenoni, questi sono quelli degli aminoindani, dei piperazine. Vedete come interferiscono tutti su recettori che non sono. Oh, qua non c'è mica il recettore CB1, c'è il recettore della dopamina, della 5-idrossitriptamina e della noradrenalina. E questi agiscono tutti su questi recettori. Quindi esistono gruppi di sostanze. Agenti classici che danno effetti tutti stimolanti, che danno un sacco di problemi. Ma fra tutti questi ci sono i sintomi psicotici, le psicosi, la schizofrenia e tutte quelle patologie di cui vi occupiate poi dopo, dopo voi dopo che abbiamo risolto la prima golden hour, i primi momenti nel sistema dell'urgenza. Per alcune sostanze è già anche. Dimostrata anche istologicamente, anche biochimicamente un effetto degenerativo importante sul neurone. Quindi non sono fantasie: si stanno facendo le cose, ci sono degli studi che ci dimostrano disturbi schizoaffettivi così definiti, in tanti di questi pazienti per tante di queste sostanze. Vedete qui: etilfenidato, benzocaina, ambomi, sali da bagno, butilone fenitilamine, sali da bagno ancora, la datura stramonio, come quel ragazzo, la salvia divinorum. Ancora i catinoni sintetici, i Quindi cominciano a esserci lavori e dimostrazione di queste cose. Come concludere su ciò? Stiamo cercando di identificare le cose più gravi che riusciamo a identificare, a cercare di capire cosa siano queste intossicazioni nel nostro Paese. Siamo stati nel nostro Paese guida e più bravi in Europa, perché gli altri hanno segnalato prevalentemente cose da decessi, noi da pazienti ancora vivi e curati. Quindi il sistema messo in piedi dal Dipartimento è un sistema che funziona. Il diffusione di questo fenomeno è totalmente non quantificabile. Noi abbiamo in ambulatorio medici che fanno la guardia di notte dicendo che prendono i catinoni per stare svegli. Abbiamo universitari che dicono che prendono i catinoni o i cannabinoidi o il benzofuri perché devono performare, e fanno un lavoro stressante. Non sempre è così, diciamo in tutti gli ambiti universitari. Questo poi fa finanza per cui vabbè, lasciamo perdere eh, perché prendono queste molecole? perché sono performanti, perché rendono meglio, perché fanno di più, perché mm. di sicuro abbiamo dei quadri clinici che sono decisamente più gravi di quelli con le sostanze di prima. Abbiamo più morti, più ricoveri in rianimazione, più psicosi di quanto avevamo prima con le vecchie sostanze. È un mondo nuovo. Abbiamo un'assoluta impreparazione medica. Noi per primi che lavoriamo oramai da quasi otto anni su questo problema siamo confusissimi sulle diagnosi, sbagliamo tante cose, non riusciamo a fare tante diagnosi. Siamo impreparati sul fenomeno di diffusione e in conseguenza ancora una volta la prevenzione qui diventa importantissima perché qua non riusciremo mai a star dietro a tutte queste molecole, a tutti questi cambiamenti epocali di abuso di queste sostanze. Abbiamo un'incapacità diagnostica che un pochettino si può mettere a posto, su questo possiamo fare tanto nel nostro paese, e con questo concludo, e grazie per l'attenzione. And the seasons they go round and round, and the And from